か。やっぱハワイの日の出は一味違うな。Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi dovrei dire aloha a tutti voi visto che ci troviamo alle Hawaii. Eh già ragazzi, dopo l'introduzione che vi ho lasciato, che l'ho registrata tipo 3 ore fa, visto che questo gioco parte da Yokohama come siamo abituati in tutti quanti gli Yakuza o i Like a Dragon, c'è il precedente appunto Like a Dragon, lo spin-off che è uscito pochissimo tempo fa, in questo gioco il nostro eroe si sposta alle Hawaii per trovare, per ricercare sua madre. Allora, mentre vi spiego un po' come funziona, andiamo subito con il nostro bellissimo coso, praticamente verso la spiaggia, così vi faccio vedere anche le magnifiche location di questa splendida città, che è enorme ragazzi, enorme. E vi spiego anche perché in questo gameplay non riuscirò a farvi vedere tutto, perché è un gioco talmente tanto lungo e con talmente tante cose da fare, da sbloccare, che si sbloccano dopo ore, millenni di gameplay. Dunque purtroppo non sono riuscito ad arrivare al punto di aver sbloccato il tutto e sono tipo a 5 ore e mezza di gioco, una cosa devastante, e non volevo farvi aspettare secoli per portarvi appunto il gameplay di questo nuovo Like a Dragon. Dunque ho deciso di farlo adesso, per intenderci, dove sono arrivato, nel punto dove sono arrivato, per poi magari successivamente portarvi anche un nuovo gameplay dove vi faccio vedere le meccaniche dei Sugimon, che dopo vi spiegherò cosa sono. Eccoci qua in spiaggia, possiamo mettere via il nostro come si chiama, non me lo ricordo, e siamo in spiaggia, beati loro, cioè quanto invidio in questo momento sta gente, anche se è finta ovviamente, ma ci sarà sicuramente qualcuno nella realtà che in questo momento si trova alle Hawaii. Guardate che bello, vi faccio vedere anche un po' tramite la modalità fotografica, ma ciao, e ci salutano anche, beate loro. Guardate che razza di splendore ragazzi, questa location è magica. E la cosa bella ragazzi è che è bello trovarsi in una location completamente nuova, nel senso che dopo tantissimo tempo passati appunto in quel del Giappone, a Shinjuku, nella zona di Kabukicho, a Yokohama, se non sbaglio anche appunto a Namba, Osaka, eccetera eccetera, e è bello ritrovarsi completamente in una nuova location così soleggiante. Oddio, ok, mi sono apparsi degli uomini misteriosi che adesso vi faccio vedere come si combatte, visto che ci siamo, volevo farvelo vedere, porca vacca, volevo farvelo vedere più avanti, ma ve lo faccio vedere adesso. Praticamente è un gioco a turni, no? Un po' come se fosse un gioco di ruolo. Dunque abbiamo l'attacco, la difesa, dunque perdiamo il turno ma ci difendiamo. L'attacco è un classico attacco che ovviamente potenzieremo con le nostre armi, comprando nuove armi eccetera eccetera. Abbiamo altro, che altro non è, scusate il gioco di parole, che gli oggetti di recupero, dunque per avere un po' più vita, se ce la tolgono, per appunto distruggere l'avversario buttando, come potete vedere, palla da baseball, granata incendiaria eccetera eccetera, cosa che molto probabilmente faremo, visto che questo, anche essendo soltanto a livello 9, noi siamo a livello 10 come potete vedere sotto, è abbastanza potente. E poi abbiamo ovviamente le varie tecniche che si sbloccheranno in base al job, in base al lavoro che abbiamo scelto. In questo caso sono un eroe e dunque ho queste mosse, che ovviamente più alzeremo il grado eroe all'interno del gioco facendo i combattimenti e così, e più guadagneremo mosse, cioè si sbloccheranno mosse da poter utilizzare. In questo caso io direi di usare subito una granata incendiaria, così gli facciamo un bel danno. Tanto vedete che mi ha lanciato qualcosa, porca vacca, gli ho tolto tantissimo. E a proposito di questo ragazzi, adesso toccherà al nostro l'altro personaggio appunto che abbiamo nel party. In questo caso io direi di fare una bella mossa speciale, come potete vedere ci sono i quick time event che potremo premere i tasti al momento giusto per potenziare diciamo l'attacco, e anche la difesa, se riusciamo a farla potremo farla perfetta, cosa che è molto difficile perché bisogna premere cerchio al momento giusto. E la novità ragazzi è che muovendoci all'interno di quest'area, di questo cerchio verde, quando spunterà l'icona della manina, come potete vedere, potremmo utilizzare l'attacco con l'oggetto in questione. In questo caso è questo, dunque se noi adesso attacchiamo semplicemente con un attacco base, lui prenderà questo e gli infliggerà molti più danni, uccidendolo immediatamente.
e abbiamo vinto la nostra bella partita. Abbiamo ovviamente l'esperienza lavoro, perché sono due cose separate, vedete, c'è il livello del personaggio e il rango del lavoro che andrà ovviamente a migliorare, il legame tra i due personaggi. Il nostro Kazuma Kiryu sta morendo, praticamente era a 1, non so il motivo sinceramente, dunque diamogli un bel tramezzino così da fargli ritornare un po' di vita, e diamogli anche un patatine al tartufo nero, che buone, per fargli recuperare anche in questo caso vita. E visto che ci siamo, prima di andare un po' in giro per la mappa e spiegarvi un po' la situazione, vedete che ci sono dei personaggi, non tutti, dei personaggi che hanno questa iconcina sorridente praticamente sopra di loro. Ecco, in questo caso potremmo fare amicizia, e andando in giro per la città, io ho fatto amicizia tipo con 800 milioni di persone, vedete, anche in questo caso noi potremmo salutare la gente, e se ha quell'iconcina sopra diventerà verde, cioè ad esempio se noi andiamo vicino e facciamo quadrato, aloha, vedete, e aumenterà, diciamo, il grado di amicizia con questa persona. Stessa cosa la bionda, che l'ho persa, mi sa, dov'è la bionda? Eccola qua, voglio risalutarla per aumentare ancora il grado. Oh, guardate, ancora, facciamo mille saluti, basta, non possiamo più fare niente. Ok, andiamo in questo porticciuolo, così faccio vedere anche come funziona il menu, visto che io sono molto fissato coi menu perché rappresentano comunque gran parte del gioco. Abbiamo gli obiettivi, ovviamente in questo caso sono il capitolo 3, dove potremo fare sia i secondari, sia le missioni secondarie che sbloccheremo nella mappa, che ovviamente andando avanti nella storia con le missioni principali. Abbiamo la parte tecniche, che in questo caso si sbloccano, come ho detto prima, selezionando una classe, un lavoro, un job. In questo caso sono eroe, dunque ho questo tipo di tecniche qua. Stessa cosa per Kazuma Kiryu. Abbiamo gli oggetti, che sono suddivisi su recupero, potenziamento, le cose da vendere, da rivendere, gli oggetti di valore, le chiavi della cassaforte, che appunto sbloccheranno delle cassaforti con dentro armi più potenti o comunque sia più soldi, eccetera eccetera, in tutta quanta la mappa. Abbiamo l'equipaggiamento, è proprio un classico gioco di ruolo. Se avete giocato a Like a Dragon 1, praticamente quello che era uguale a questo, non dunque il suo DLC, il suo spin-off, scusate, che è uscito poco tempo fa, le meccaniche sono bene o male le stesse. Dunque potremo scegliere il tipo di attrezzatura, col vestiario suddiviso tra testa, torso e gambe. Anche in questo caso potremo scegliere la varia attrezzatura, sia che sbloccheremo durante l'avventura che comprata ovviamente nei milioni di negozi, e due accessori per ogni personaggio che ci daranno, in base a quello che scegliamo, delle statistiche. Ad esempio potenzieranno l'attacco fisico, l'attacco magico, la difesa, la velocità e altre cose. Stessa cosa ovviamente in tutti quanti i nostri personaggi del party, che ovviamente più andremo avanti nella storia più avremo a disposizione più personaggi da poter inserire nel nostro party. In questo caso dopo 6 ore di gioco ho soltanto un personaggio, perché ripeto, mi sono spostato da poco alle Hawaii, visto che prima, nelle prime 3 ore e mezza, si è un'altra volta a Yokohama in Giappone, prima di spostarsi appunto in questa nuova location. Abbiamo la squadra, dove potremo appunto selezionare i lavori, modificarla e vedere le statistiche, lo smartphone, cosa molto buona, dove potremo andare praticamente a vedere le varie poste in arrivo, dove sbloccheremo ad esempio degli oggetti. Quando salutiamo le persone che mi ho fatto vedere prima, se ritorniamo alla ragazza del bar che ci ha dato questa applicazione, diciamo, che si chiama, vedete, Aloha Links, dove potremo vedere tutte quante le persone che abbiamo salutato e quelle che ci mancano. In totale sono 200, io ne ho salutati ben 70, e sono diciamo all'inizio del gioco, se si può dire così. Guardate quante personcine qua che ho ringraziato e salutato. E ci sbloccheremo appunto, grazie ai suoi messaggi che ci arriveranno in tempo reale, degli accessori, delle armi, eccetera eccetera. Abbiamo le varie fotografie, quelle che ho scattato in giro, bellissima sta qua, oppure questa quando ancora ero nella bellissima Yokohama. Abbiamo il Sugidex, questo ragazzi è una specie di Pokémon che purtroppo non ho ancora sbloccato, perché durante il gioco noi potremmo conquistare, diciamo, sconfiggendo dei personaggi, e tramite questi personaggi potremmo fare delle lotte praticamente contro altri personaggi che manderanno in campo questi Pokémon, se si può dire così, e fare le lotte Pokémon come se fosse una lega Pokémon. Dunque è una figata pazzesca. Ovviamente questi personaggi potranno essere potenziati, questi Pokémon potranno essere potenziati
creando nuove mosse, aumentando di grado, eccetera eccetera, ed è una figata paurosa, veramente paurosa come idea, no? Perché prende un po' in giro, diciamo, Pokémon. La mappa, ragazzi, è veramente enorme, tipo 4 volte più grande di quella del precedente capitolo. Io ho sbloccato soltanto questa piccola porzione della mappa, ma c'è tutta quest'area qui. Poi va nella spiaggia, dove ci abbiamo altre due missioni secondarie, come potete vedere qua in bianco. Si sposta in questa zona e continua fino qua. Dunque è veramente enorme, guardate quanti negozi, accessori, c'è di tutto. Guardate soltanto in questa zona qua, quella che ho sbloccato, quante cose che ci sono. La cosa bella è che spostandoci sopra un'icona del negozio, facendo dettagli, ci dice cosa vendono. Cosa vende quel determinato negozio. Dunque è una cosa molto utile, nel senso che se noi vogliamo andare in un negozio di vestiti, però non sappiamo cosa vende, magari sprechiamo o taxi, che appunto si permette di andare in giro per tutta quanta la mappa, o il nostro mezzo di trasporto, e poi arriviamo là e non c'è nulla di interessante. Mentre se noi andiamo ad esempio in questo negozio, facciamo dettagli e, come potete vedere, vende queste tre cose, no? Come consigliato, tra virgolette. Se noi andiamo in un negozio di vestiti, ci farà vedere cappello di paglia col fiocco, quanto costa, tantissimo. Io sono poverissimo in realtà. Bikini hawaiano, che deve essere iperpotente, costa $23,000, c'è una cosa veramente devastante. Ovviamente, come i precedenti giochi, potremo raccogliere di tutto che ci serviranno poi anche per potenziare armi quando sbloccheremo l'officina. Io l'ho già sbloccata, ma non c'ho ancora Julie, se non ricordo male, che è la ragazza appunto che ci potenzia le armi sotto 3 livelli, che ovviamente ogni livello potremo potenziarlo. Guardate quante valigette che ci sono in giro, che ci danno ovviamente accessori e cose da rivendere ai negozianti. Ah, un'altra cosa che volevo assolutamente dirvi, ragazzi, è che questo gioco non è assolutamente facile. Cioè, sembra facile, cioè potrebbe sembrare facile, ma vi posso assicurare che ci bisogna metterci impegno, come poi ogni gioco di ruolo. Dunque arriveremo ad un punto nella storia, o comunque sia, se vogliamo sfidare alcuni determinati personaggi, magari più potenti, per guadagnare più punti esperienza e più punti lavoro, dove se perdiamo, perdiamo anche la maggior parte dei soldi guadagnati durante la trama. Dunque è meglio sempre o depositarli in banca, che ci sono gli ATM in giro sparsi per la mappa, così se dovessimo perdere non perdiamo tutto quanto, diciamo, il nostro patrimonio. E tutto questo mi sta facendo del danno assurdo. Come vi stavo dicendo, praticamente non è un gioco facile. Certi momenti vi dovrete livellare i propri personaggi andando in giro semplicemente a sconfiggere i nemici per aumentare di livello, oppure, se avete soldi, acquistare una nuova attrezzatura più potente per riuscire a difesa perfetta, ma sono fantastico, per riuscire a contrastare praticamente i colpi nemici. Perché se trovate ad esempio un nemico di livello, io sono al 10, questo qua è all'8, vedete che mi ha tolto comunque sia me che mio collega parecchia vita. Non è difficilissimo, però dico, e siamo a 2 livelli superiori a questi qua. Se trovate dei nemici di livello più forte, anche semplicemente al 13 o al 14, vi daranno realmente del filo da torcere e dovrete, diciamo, strutturare bene il combattimento, nel senso che dovete decidere quando pararvi e quando no. Se usare il vostro turno per pararvi o per curarvi, perché ovviamente se vi curate nel vostro turno non potrete attaccare, dunque perderete quel determinato turno e dunque andrà all'avversario o al vostro collega. Dunque c'è una sorta anche di pensiero, no, dietro. Dovete strutturare bene tutto per riuscire a sconfiggere i nemici, non questi classici che comunque non sono tutta questa difficoltà, ma ripeto, ce ne sono veramente di difficili, anche semplicemente a 3-4 livelli superiori a voi o semplicemente anche al vostro livello. Ovviamente, come nei precedenti, potremo andare ovunque all'interno dei negozi che sono fatti come poi anche in Giappone, Tokyo, Osaka, Yokohama, meravigliosamente. Sembrano veri, tra virgolette, con addirittura, vedete, i dépliant, i poster di quello che vendono. Cioè sembra veramente di essere lì a comprare le cose. Io direi di comprare qualcosa, direi di mangiare un bel hamburgerazzo con delle patatine e una bella Coca-Cola. Dunque facciamo questo trio e mangiando ci aumenterà il legame col personaggio, appunto, o coi personaggi che avevamo nel party. Adesso vedrete che loro, se incominciano a mangiare, gustare, pancia mia, fatti capanna, un po' come direbbe Naruto. Grazie per il cibo. E adesso vedrete, forse, vedete il livello legame che è aumentato di più 3 con il nostro amico. E ovviamente abbiamo curato sia la salute che i punti, diciamo, magia, per intenderci, punti abilità. Con questo direi, ragazzi, che è arrivata l'ora di concludere questo gameplay. E con questa splendida vista, ragazzi, dalla spiaggia qui alle Hawaii,
Vi saluto, un pollice su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao ragazzi!